dalla stazione marittima del porto di Napoli per raccontarvi la quarta giornata della Napoli Shipping Week, in cui la Marina Militare sta dando il suo meglio. Oltre che essere presente qua, prima con la nave Luigi Rizzo e poi con la Vespucci, ci sta regalando nelle sale, nei saloni interni dove c'è traffico crocieristico, ma in questo momento no, una serie di immagini, libri e documentazioni che trattano della nascita della Marina Militare 17 novembre 1860, una serie di documenti con l'immagine di Napoli, la serie di libri dedicati a questa mostra. La mostra ha titolo preciso La storia della Marina attraverso gli scatti dei protagonisti. I protagonisti sono dal semplice marinaio all'ufficiale più alto in grado, che con una serie di immagini, ma vedremo all'interno che è arricchita anche con dei modelli di eccezionale pregio e valore. Andiamoli a vedere. Marina Militare professionista. Una serie di importanti cimeli storici che riguardano la modellistica, e questo è molto vicino a noi perché Regio incrociatore corazzato Amalfi, e risale al 1908, fu costruito a Genova. La nave ebbe il suo primo impegno durante la guerra italo-turca. Allo scoppio della guerra l'Amalfi aveva base a Taranto e fu inviata a Venezia per poter meglio contrastare eventuali attacchi nemici. Ma giusto di fronte al 1908 incrociatore Amalfi abbiamo la portaerei 550, aerei a decollo verticale in tutta la sua dispiegamento, il caos. Ancora cimeli con immagini fotografiche, Nazario Sauro, i cacciatorpediniere Triglav e Linga affondati davanti a Durazzo. Pezzi reali, veri e propri, che vengono da bordo, nave Poerio, cofano portabandiera di combattimento della Regia Marina, la Beffa di Bucari, il grande vate Gabriele D'Annunzio, documenti Coraggio Fratelli, coraggio e costanza, incita e sprona. Questo è il golfo di Fiume e la traversata con i suoi aerei. Ancora una cassa portabandiera. Uno dei mezzi protagonisti. Uno dei mezzi protagonisti. Grande guerra è proprio questa imbarcazione, eccola, il MAS, motobarca antisommergibile. Ecco dove erano attaccate le sue attrezzature, il suo cavallo vincente, la sua carta forte era quella della velocità, arrivare, sganciare i siduri e ritornare indietro. Motoscafo antisommergibile con le pattuglie, la rotta dei MAS per arrivare attraverso una serie di armi, cofani. Qui abbiamo il Regio incrociatore corazzata San Marco. Vedete come cambiano i tempi, cambia la silhouette, l'architettura navale. Tutte queste sovrastrutture adesso sono tutte chiuse, incastellate, non si vedono, non sono esposte agli agenti atmosferici, perché il nemico non è solo un cannone o una bomba che arriva dall'aereo, ma è anche, può essere anche solo una fotografia. Eccolo,